Buonasera, benvenuti qui al Mitreo. Questa sera si tiede la vernissage della bipersonale di Mario La Carruba di Namorici. E adesso invito Monica Melani qui. Grazie. Allora, buonasera a tutti, intanto vi ringrazio di essere venuti qui a Corviale a conoscere questo spazio in onore naturalmente degli artisti Mario La Carruba e Lina Morici. La mostra è molto bella, io sono molto contenta di aver esposto questi artisti e di aver contribuito a far sì che non solo voi questa sera, ma nei prossimi giorni molte persone che frequentano il nostro centro potranno diciamo vedere e quindi usufruire di queste belle opere. Il nostro spazio è nato proprio per in qualche modo dare un'opportunità in più a chi vive in questo territorio. Quando sentite parlare del Corviale, chi lo frequenta e diciamo i due artisti di questa sera hanno esposto già molte volte qui da noi, invece sanno che è veramente un territorio ricco di possibilità e di creatività. Noi abbiamo rilevato questo spazio, che era uno spazio abbandonato da oltre 20 anni, e lo abbiamo portato diciamo allo stato che vedete oggi con molta diciamo fatica. Questo per dirvi che è stato veramente un lavoro che solamente la passione ci ha consentito di sostenerlo. E anche la stessa arte contemporanea, che all'inizio veniva vista con molta diciamo distanza, nel tempo, anche grazie a tutti gli artisti che hanno esposto qui, è cambiata. Quindi anche questa sera noi siamo molto curiosi di vedere come l'associazione Escamotage diciamo, ci farà giocare con la poesia, che è un'altra cosa che spieghiamo molte volte. Vi ringrazio moltissimo di avermi accolta e di aver ascoltato. Invito gli artisti a dire qualcosa sulla mostra. Faccio le domande. Fai le domande. Buonasera. Allora, intanto una domanda viene più che altro sulla decisione dell'uso del colore, perché predomina ovviamente un colore molto forte in queste geometrie completamente astratte, dove in qualche modo appunto il punto di fuga non è mai lo stesso. Ma hai avuto dei percorsi di diverso tipo, sei passato appunto da un percorso dell'Accademia, quindi dove c'era un gioco col panneggio, fino ad arrivare a quella totalmente dell'astrazione, che appunto diventa il colore protagonista. Questa è una scelta che è stata fatta, come e soprattutto cosa sta diventando? Io dovrei rispondere a questa domanda. Tanto una domanda faccio in modo. Prima parlo dei quadri della mia signora, Lina Morici, che lei è timida, non si presenta. E come avete potuto vedere, lei è una figurativa, però una figurativa di un, diciamo, non appunto nel termine reciproco della parola, ma figurativo nel senso che si ispira alla realtà e la trasforma. La trasforma un mondo suo magico, un mondo suo in cui diciamo il soggetto che lei recepisce non è più il soggetto di Roma, ma diventa soggetto di Lina e Roma di Lina. E lei cavalca questo mondo magico, no? Come avete potuto vedere nelle sue esposizioni, affronta anche altre tematiche, no? Sempre abbiamo fatto anche delle collettive insieme, fra cui per esempio l'ultima che abbiamo fatto è stata sull'Eros. Logicamente lei l'Eros l'ha visto in modo così sentimentale, delicato, ma questo è un altro discorso. Tornando a me, la pittura è come in un certo senso la poesia e creatività, e questa creatività arriva in un modo diciamo subdolo, sibillino, perché devi anche rendi conto il livello che hai, perché l'artista non sa vedere esattamente la sua opera se è arrivata a un certo livello o non è arrivata a un certo livello.
e questo fa sì che dà sempre lo stimolo per arrivare, cioè, diciamo, all'apice, no? Questo fantomatica voglia di fare un quadro che sia, e quello è lo stimolo. Sto quadro, più uno cerca vicino, più si allontana. Per quanto riguarda invece poi la tecnica, io mi considero un pittore rinascimentale. Perché rinascimentale? Perché la pittura è sempre astratta, anche la figurativa, no? Anche se uno vede un ritratto, ma è un'astrazione di quell'immagine che è stata poi rivisitata e analizzata e resa come, diciamo, il pittore vuole che sia. A me piace la pittura che sia precisa, che sia affascinante, che sia accattivante. E per questo uso i colori, e per usare questi colori uso una tecnica detta velatura, cioè come se fossero tanti strati di colore trasparenti e si mettono sopra, e quando c'è dei colori particolarmente difficili come il giallo, e lì devi tirar fuori tutta la capacità sia della tecnica e sia della tua creatività. Poi espongo, diciamo, queste mie idee in un modo subliminizzato, cioè parto da un discorso realistico e io cerco di interpretare quella situazione con dei simboli, e questo piano piano è una situazione che si perde nei tempi e si perderà nel futuro. Qua siamo sempre nella ricerca. Mamma, vuoi dire qualcosa? Cioè, Lina Monici, vuoi dire qualcosa? Siamo arrivati al momento della poesia misteriosa. Fernando, ti va di dire le regole della poesia misteriosa? Certo, divertentissimo. Allora, ci sono tre poeti che leggono tre poesie ciascuno, e poi attraverso un dibattito più o meno critico, insomma, fin dove ci si riesce a spingere, si cerca di capire chi è l'autore di una poesia anonima che viene letta dopo che i tre autori hanno declamato le loro poesie. Questo, in poche parole, è l'andamento del gioco. Grazie Fernando, descrizione entusiasmante. Prima fase del gioco è il reading. Iniziamo quindi il reading con il primo poeta, Fernando Dravosta. Matera. Come d'estate il verde oro rigoglioso dei campi assolati viene attaccato da strati di polvere e la ruggine abrasa offende la malva cresciuta in geografie sfavorevoli, così se non ci fossero piogge e neve a riempire le cisterne, la vita correrebbe via goccia a goccia da questo deserto dopo l'ultima tempesta. Cosa spinse queste genti ad intagliarsi i posticini in queste ossa, in queste midolla farinose della terra? Forse un intimo ed ostinato senso della bellezza? C'è sempre stato un sud che arranca sui binari della penisola e che cerca il colpo di reni che edulcola e cancella. Ma ora che tutte le case sono state svuotate dagli esodi che non hanno più un nome, a chi toccherà sciogliere l'incantesimo di questi vicoli che gridano assoluto? A lui il giusto compenso del verso, del fettirosso dalla gola sbrossata. Spesso, quando si va al mare, ci si arriva per vie secondarie, si va per transiti e piccoli valici, sentieri sterrati tra giardini incantati, e non ci sono corsi o viali che vadano diretti a confondersi in quelle immense campate di blu. Piuttosto ci si incammina per angusti sottoscala o per passaggi clandestini in mezzo a laboriosità stagionali, dalle vernici pastello scrostate di salsedini e ruggini. Ci si accorge che anche la maestosità più potente può trovarsi racchiusa dentro un bicchiere. Grazie. Aspetta, Fernando, momento della consegna della poesia misteriosa. Ce l'hai? Guarda casa mia, una qui.
Ecco. Grazie. A te. Primo poeta ha consegnato la prima poesia misteriosa. Secondo poeta, Lorenzo Poggi. La prima poesia si intitola Un sogno. Come un improvviso volgere d'ali del grande airone bianco verso il sole dell'alba. Così una testa bruscamente si rizzò sul collo guardinga. Aveva percepito un refolo di primavera arrampicarsi sullo scirocco maleodorante che da tempo impastava i pensieri di odio e di invidia. Era fresco quel refolo e pieno d'odori, come un ramo d'olivo nel mare di melma da raccogliere e spargere intorno. Come per incanto i colori si ripresero il mondo e il bianco diventò celeste e il nero un tronco di quercia del fitto nel bosco dalle mille gradazioni di verde. Si ricominciò a pensare, stiracchiando le membra dal sonno ipnotico e gettando nei rifiuti le favole facili che si raccontano per far dormire i bambini. Un riferimento casuale alla situazione politica italiana. Quando verrà di nuovo giorno, accosteranno piano alla riva, dove gli ulivi si affacciano in mare a salutare i nuovi arrivati. Sono scuri di pelle e schiavi di una vita che non vogliono finire e magari lasciare un segno sullo specchio dell'indifferenza. Li aspettano pianure di pomodori e baraccopoli per sopravvivere. I più fortunati venderanno collanine e borse griffate là dove passano turisti gonfi di egoismo. Altri saranno manodopera di malavita. Nei paesi in cima alle colline, antiche difese dai turchi pirati, è tornata la paura del moro perverso a caccia di oro e di donne da violentare. Nei paesi di mare le menti sono più aperte, come è aperto l'orizzonte che guarda il mare. Nelle città sorgono periferie abusive, dove la regola è la protervia e lo sfruttamento degli ultimi arrivati con i penultimi che si sentono padroni. Il rumore delle foglie. Quando si agitano le foglie, fermati ad ascoltarle. Non sono vagiti di cerbiatto né lamenti di impiccato quelle che senti, ma spezzoni trattenuti di vento per qualche discussione sull'intreccio dei rami o sulla precedenza. Raccontano pure le foglie del frusciare nervoso quando annunciano tempesta guardando le nuvole avanzanti severe, o del sereno dopo il temporale quando si stendono al sole lungo i filari dei fossi e la vigna spogliata che guarda invidiosa. Resta il crepitio dell'autunno nei sentieri nascosti come viali dimenticati di cimiteri. Momento della consegna della poesia misteriosa, ce l'hai? Sì, ce l'ho. Ecco. Aspetta. Vai. Grazie Lorenzo. Terzo poeta, Giulia Bertotto. Buonasera. E leggo pure io una dedicata a Matera. Cioè, in cui c'è Matera. Santa Maria di Idris, chiesa rupestre di Matera, inno di roccia, spirito denso, in sperone fatto cattedrale, pietra Teotokos, utero minerale di madre universale, grotta dove si incarna l'infinito, in seno il calcare nere. La bicicletta. Cerchi conici, copertone adatta allo sterrato, cambio Shimano, freni in carbonio, cesto in vimini, verde acqua marina. Congegno mobile alimentato dai miei muscoli. L'ho pedalata 480 metri e poi rubata. La bici dei miei sogni, memento di impermanenza. La bici dei miei sogni, profezia di vacuità. Multietnica. Di sangue slavo. Di nome pagano. Il dialetto napoletano. La colazione la faccio romana.
la danza turca e il ristorante africano. Sul comodino Ganesh indiano e un piccolo corano, tradotto però nostrano, la commedia italiana e la fantascienza americana. Adamita, di quella condanna dei muri mai riuscita, la combinazione cosmopolita di ogni posticcia frontiera sciolta tra le dita. Non c'è la luce misteriosa? No, non c'è la luce che sto. Aspetta, riprendi? No, solo la poesia? Sì. A favore di macchina? Vai. Eseguo il rituale. Esatto. Bene, grazie. Grazie a te. Abbiamo tre poesie di tre poeti che hanno appena letto. Ora ne verrà estratta una delle tre da una persona a caso del pubblico. Giovanni, estraine uno, vai. Aspetta, a favore di macchina, mettiti di qua, scusami. Questa? Ok. Era questa. Esatto. Ce l'ha preso gusto. Fabio Morici leggerà adesso la poesia misteriosa. Siamo stati due punti che si sono allineati trafitti dalla stessa spietata linea retta. Non è stato tanto un male per noi che ad ogni modo nel nostro piccolo cantuccio abbiamo trovato la maniera di colmarci. È stato un male piuttosto per il resto, tutto intero, che un giorno si è trovato due persone in meno a rispondere all'appello. Bravo! Chiamo qui a dibattere Angela Donatelli e Claudio Comandini. Io volevo partire un po' da lontano e riagganciarmi a quanto abbiamo visto e a come siamo arrivati. Questo scampo di contemporaneità perso in una Roma spesso sì troppo datata. Ecco, io credo che posti del genere siano necessari per riportarci, per ricondurci, per ridarci il senso del nostro tempo. Pensavo, anche vedendo il richiamo fra queste realtà e fra i quadri di questa esposizione, fra queste poesie che abbiamo ascoltato, e a come poi in fondo, e ne condividevamo l'idea con l'amico dalla posta, c'è poi un filo che lega un quadro e un altro, anche a distanza, bisogna magari soltanto riuscire a guardarlo, così come c'è qualcosa che mette insieme le diverse poesie e che spesso ci fa sbagliare, a noi che facciamo questo gioco, io sempre doppato. Vi confesso che ho mai indovinato mezza, mi metto lì, prendo appunti, cerco le ricorrenze stilistiche, tutte queste belle cose, che è giusto imparare, trasmettere, esercitare, perché la poesia è una cosa seria, non è che uno si mette là e la spara, no. Così come leggerle è un esercizio di ricreazione del sentire poetico in sé, un po' come la Roma vista nei quadri di Lina, che è la Roma vista nei quadri di Lina, così un po' come il figurativo, che è sempre un'astrazione perché è la tua immagine mentale di una realtà che si ricrea. E avevo immaginato quindi in questa poesia, che io dico subito che secondo me è di Poggi, mettiamo chiaro questa cosa, no? Perché vedo alcuni aspetti del suo stile su cui proprio fra poco parleremo, avevo visto però dei passi che legavano fra loro queste poesie, come le due poesie su Matera che abbiamo ascoltato di Fernando e Giulia, che sono diverse fra di loro come qualsiasi camminata fatta nella stessa città. Nessuno vede la città dalla stessa prospettiva, nemmeno chi ci abita. Lévi-Strauss e prima ancora Leibniz hanno dedicato pagine mirabili a questa intuizione. E così arriviamo quindi a questa poesia misteriosa che abbiamo letto, che io senza esitazione dico si tratti di un'opera di Poggi, perché se dalla posta c'ha un andamento gnomatico e interrogativo, dove anche le parole di uso comune sono viste da una prospettiva insolita, ed è suo il piacere di perdersi, appunto, anche venendo qui, l'abbiamo visto mentre si avvicinava, che sembrava cowboy col suo passo. E se in Giulia abbiamo visto questa successione di immagini di incarnato assoluto, queste profezie di vanità, che insomma è un ossimoro anche particolare, perché chi
che profetizia fa la vanità? La vanità si esaurisce subito per sé. E poi abbiamo questo cosmopolitismo manuale, arriviamo a Poggi, che ha queste similitudini sospese, dove la favola viene riscattata in realtà, c'è un'esigenza di realtà urgente, drammatica, che è proprio frega niente di scontrarsi con le illusioni. Segni di una politica nascosta e di una storia sotterranea, che abbiamo visto anche in maniera abbastanza nitida, e il segno sullo specchio dell'indifferenza. Quella è un'immagine che dà l'idea di questo silenzioso ascolto, tipico, del suo comporre versi, e che secondo me in questa sottrazione di due al mondo trova un'altra forma. Penso di aver detto abbastanza. Taccio, concedo la parola ad Anna. Grazie. Allora, intanto anch'io volevo ringraziare la possibilità di essere venuta qui grazie all'esposizione di Vina e di Mario. Guardare questo spazio, ecco, soprattutto da questo punto di vista, è molto particolare, perché come è stato detto è stato usato come sala da ballo anche. Io sono un'appassionata del ballo, perché il ballo è la vita secondo me. Guardare anche le opere da questa prospettiva, che meritano tantissimo. Comunque, tornando alla poesia, la poesia è abbastanza breve, quindi ero tentata di pensare fosse di Giulia, perché aveva degli aspetti che si rincorrevano, però poi perché ho ascoltato alcune poesie brevi, non c'era altro. Però la poesia di Giulia è molto ironica, gioca con la realtà e quindi di fondo ha un filo in realtà molto ottimista, anche quando presenta degli aspetti, ne ho ascoltato qualcuno alla sua presentazione in cui parlava appunto di un ritrovarsi in questo mondo vegetale, animale, e rivedere questi aspetti anche dentro di noi, quindi c'è questa cosa carina, diciamo, di legare poi il quotidiano all'universale, che mi ha colpito molto. E Fernando ha una poesia per me in alcuni aspetti che mi ricorda, anche se è anche molto realistico, però accosta la realtà ad un mondo quasi arcaico, e mi piace molto perché mi ricorda Rocco Scodellaro, che amo molto, e mi piace molto il fatto di ritrovare questa voler stare dentro la natura, voler stare dentro un territorio come Matera. E anch'io propendo per Lorenzo, perché nelle sue poesie ho notato questa liricità, drammaticità nel cogliere alcuni aspetti della realtà, quindi nel presentarli proprio con quello che è poi la realtà, insomma, no? L'aspetto sì poetico quando parlo appunto della natura, le foglie, il modo di osservare, ma anche appunto molto drammatico per i temi che ha affrontato. E la cosa, diciamo, che mi convince o mi fa pensare che sia lui è che siamo stati due punti che si sono allineati, trafitti dalla stessa spietata linearità, quindi queste parole molto precise, taglienti in qualche modo. E comunque ci siamo arrivati per strade diverse. Grazie. Bene. Facciamo un momento di suspense, contiamo fino a 5 e si faccia avanti il poeta con la poeta misteriosa. Giulia, vuoi essere chiamata poeta o poetessa? Poeta. O la poeta misteriosa. Siamo stati due punti che si sono allineati, trafitti dalla stessa spietata linea retta. Non è stato tanto un male per noi che ad ogni modo, nel nostro piccolo cantuccio, abbiamo trovato la maniera di colmarci. È stato un male piuttosto per il resto, tutto intero, che un giorno si è trovato due persone in meno a rispondere all'appello. Bene, vi è piaciuto il gioco della poesia misteriosa? Sì.
Thank you.